Ciao, benvenuti. Sono molto contento prima di tutto di visitare questo posto meraviglioso che è arricchito da una presenza magnifica, quella di Benedetta. E prima da una scorsa un video che ho visto appunto più volte di questa clip, di questa terra che tace. Prima di tutto la cosa bella di presentare un progetto del genere è quella di toglierci un po' tutti il bavaglio, no? Cioè il bavaglio che in questo clip secondo me è piuttosto simbolico e piuttosto efficace allo stesso tempo, perché permette anche subito di capire il senso di una canzone. Il progetto di Benedetta, io te lo dico come l'ho letto e come lo sento non solo da persona che ti conosce e ti stima professionalmente, ma proprio da utente, cioè come se io fossi un utente potenziale oltre che oggettivo di questa terra che tace, cioè di una persona che affronta il modo di essere artista un po' a 360 gradi. Cioè secondo me chi fa cinema, chi fa teatro, che ha una capacità estetica, espressiva, verbale e di recitazione, è inevitabile che prima o poi, no, si confronti poi con un glossario più vasto che quello della parola legata alla musica. Quindi la prima domanda che ti faccio, e penso che sia comune nel pensiero di molti che stanno sedendo qui, è innanzitutto come mai questa, cioè, nascosto per tanto tempo la passione per il canto? No, beh, diciamo che non è stata per me una passione nascosta, nel senso che tu lo sai, l'ho affrontata con Vincenzo Salemme nella commedia Elastici al Veleno, è stata una commedia musicale, qui c'è anche una mia collega dell'Astice, cioè l'amore, grandissima voce che cantava. È nata un po' l'esigenza di mettersi in gioco, in discussione, è nata l'opportunità di fare questa follia di presentarci, perché non ci presentiamo a Sanremo con Peppe? Appunto mi aveva notato in questa, durante l'Astice al Veleno, ho detto ok, facciamola questa follia. E mi può cadere addosso di tutto, perché come ben sai, come tu hai detto, purtroppo nel contesto artistico, no? delle fiction piuttosto del cinema, è un ambiente molto bigotto e ristretto rispetto a una visione ampia della parola artista, e io penso che è un ambiente non abituato a vedere un personaggio che si cimenta a 360 gradi, che si mette in discussione. Io ho fatto sempre un paragone un po' con la vita personale. Noi siamo portati nel nostro percorso di vita ad avere tante esperienze di diverso genere, che siano positive, negative, superficiali o no. Penso che nella vita di un artista che comunque viaggia in parallelo si possono sentire le stesse esigenze. Io ho provato dall'Astice al Veleno, alla commedia con Massimo Ranieri e Mariangela Melato, alla soap, piuttosto che al programma Ballando con le Stelle, sono passata per il film. Credo che sia una visione assolutamente americana, cioè nel senso che negli Stati Uniti, in altri paesi, anche in Europa, non solo al di là dell'oceano, questo è un fatto, è un assunto per un attore o comunque per un artista, nell'accezione più completa, avere la possibilità di parametrarsi con varie forme d'arte. E anzi, questo non fa altro che creare quello che mi insegnate, perché ci sono moltissimi agenti da voi della comunicazione presenti, il famoso vaso comunicante di interessi, cioè chi ti conosce attraverso un film ti può conoscere attraverso una fiction, per lo stesso talento ti può conoscere attraverso un disco, e capire di fidarsi, cioè nel senso che adesso c'è l'identificazione. L'artista negli anni 60, 70, 80 stava qui e il pubblico stava qui. Sapete molto meglio di me adesso che non c'è più una sperequazione, c'è un rapporto molto più vicino attraverso non solo le nuove tecnologie, ma attraverso proprio il modo di porgersi nei confronti del pubblico. Devi essere uno di loro. Il fatto che tu abbia questa credibilità e la dimostri attraverso la pubblicazione di un progetto musicale e artistico discografico rappresenta un po' non solo per la ciliegina sulla torta, ma quanto poi il fatto di riconoscerti come artista e come credibilità. Questo ti ringrazio, io spero che veramente il pubblico poi, perché questo è un mondo che viaggia in parallelo, cioè ci sono gli addetti ai lavori e c'è il pubblico, cioè la gente normale, noi viviamo fra loro a tutti gli effetti, che spesso non coincidono però i due punti di vista, cioè in questo caso però io ho anche voluto tentare, osare, provare a mettermi in discussione un progetto così difficile, perché bene o male la musica è riconosciuta dal pubblico, cioè se qualcosa piace il pubblico numericamente ti risponde, quindi diciamo che in questo piccolo frangente che abbiamo fatto di pre-promozione, insomma oggi ufficialmente esce il disco, ma comunque vedo che la gente
sta apprezzando questo no, ma per esempio che il tema è molto importante. Cioè non soltanto una bravissima attrice che riesce a cantare benissimo, ma quanto a portare un elemento che era discriminante a livello del progetto per quanto riguarda il singolo, di un argomento che è molto tosto, cioè un argomento del quale bisogna parlarne e utilizzando la dolcezza della tua voce, le tue note, gli acuti eccetera eccetera, però il testo è molto importante. E ti chiedo, la seconda domanda è: hai pensato alla Terra dei Fuochi perché? Io ho pensato alla Terra dei Fuochi perché per una questione di coerenza personale, cioè nel senso mi avevano dato tempo fa l'opportunità di adottare un comune della Terra dei Fuochi attraverso il blog di Selvaggio Lucarelli. Io sì, ho casa a Roma, però vivo comunque qua, vivo la mia terra e quindi di conseguenza sento disagi, però mi conto purtroppo di questa... della nostra fantastica terra. Ovviamente ho pensato che se avessimo avuto l'opportunità di andare a Sanremo sarebbe stata una bellissima occasione per raccontare un disagio attraverso il mezzo più facile, ma soprattutto e questo devo assolutamente ringraziare Claudio e Luca, l'autore del testo e della musica, che hanno completato. Io una volta ci siamo parlati con Claudio, ho detto guarda Claudio, che poi loro poi vengono dal teatro, quindi è stato, ho voluto mantenere proprio questo linguaggio di coerenza anche da artistica, sì. Ho detto cerchiamo di non detto una cosa, poi diciamo tutta la libertà di questo mondo. Non cadiamo nei cliché, non diventiamo descrittivi, perché si può raccontare un problema, si può creare una... insomma, mettere in evidenza una problematica così triste, così pesante attraverso insomma, parole differenti. E devo dire che io veramente passerei la palla a lui, perché certo. In questo caso è protagonista di tutto, di come è nato questa poesia, perché per me ha avuto un'ispirazione magnifica, che nessun autore, devo dire la verità, qua penso che anche Pepe possa intervenire, di nomi che magari girano nell'ambito musicale così importanti, così quotati, abbiamo potuto raccontare una tematica così complessa e così sì, la tematica che poteva cadere in un semplice qualunquismo, invece è diventata una poesia ispirandosi alla lirica del poeta. Ho creduto tanto in questo progetto, tanto. È stato ogni passaggio è stato ben ponderato, filtrato sempre però da una grande forza istintiva che mi appartiene, e mi sono trovata anche in un periodo abbastanza particolare, devo dire la verità, e questo progetto mi ha aiutato molto a livello personale a venire fuori da una grande tristezza. Però sai, canalizzare comunque delle energie e trasformarle in energie positive, questo ha creato veramente di questo progetto intorno, io vedo un grande amore intorno a questo progetto. Quello una grande forza, nasce, una nasce grande quasi distinto. Sì, nasce distinto. Io ho visto, pensa, loro le ho conosciute tramite, perché Luca Saccoglia, il regista dell'Anima Buona Lucigno, non eravamo neanche amici, mi manda un link su Facebook. Io vedo questo spettacolo, mi innamoro di questo spettacolo e lo contatto, e quindi iniziamo questa collaborazione. La stessa cosa poi è nata con Peppe, perché per una serie di circostanze che adesso non vi stiamo a spiegare ci siamo conosciuti poi attraverso Antonella Morea. Abbiamo fatto un disco di Roberto De Simone. Esatto. Morea. E quindi lei sa in buone mani. Beh, direi decisamente. Sì, perché decisamente. Se la nostra etichetta sono io sul solo artisti napoletani, Rino Zurdo, Giamsenese, cose di qualità, non di... Benedetti è l'unica, perché lei è una grande attrice e il testo della canzone era bellissimo, quindi abbiamo... No, proprio... Bisogna anche evolvere il corso delle cose, perché con delle muse ispiratrici a livello musicale che hai nominato, è chiaro che è un ricambio generazionale nel senso più bello. No, ma io credo in questa canzone. In questa cosa, e soprattutto con un elemento così fresco come Benedetta, possa poi tirare acqua al mulino anche di chi fa musica da tanti anni come Cattina Rivetti. Nel testo della canzone di Benedetta, Una terra che tace, c'è una parte che recita: c'è una terra che mente, sarà un cielo ancora più terso, brucerà la campagna, si alzeranno veleni,
e al contempo c'è una chiusa molto bella, che non so, questa è proprio la mia curiosità nei tuoi confronti, perché qua canti: ti ho perso, ma so di certo che accanto a te tornerò. Mi spieghi queste due righe? Allora, comunque... Sarà una spiegazione banale, sicuro, però mi ha toccato emozionalmente e mi fa piacere chiedertelo. Perché io penso che questo poi, appunto, Claudio vuole aiutarmi. Che può spiegare i misteri della poesia. Che può spiegare i misteri della poesia è lui. Però a livello... è emozionale, tu che l'hai cantata. È emozionale, io a livello che l'ho cantata, sicuramente è una missione di colpa, e allo stesso tempo però è un inno di speranza, cioè ti ho perso, ma sono certo che accanto a te tornerò, cioè c'è la volontà, la speranza comunque a ricredere, che alla fine non è... le cose possono cambiare, assolutamente sempre possono cambiare. Poi Claudio, tu puoi esprimerti in maniera molto più... Ti dubito, però ci provo. No, io sono un ignorantone. No, però mi piaceva sentire appunto questa tua spontaneità, perché passa questa cosa tua, ed è sì, bello, perché poi la musica deve arrivare alle persone, al di là degli addetti ai lavori, questo è un disco che va alla gente, no? Sì, ed è bello che gli addetti ai lavori ne parlino, perché il tema è molto importante, tu sei una persona molto carina e brava. Però è bello, cioè io ti ho voluto fare esprimere una sensazione da scuola. E anche con Claudio, noi abbiamo avuto... un'affinità immediata, ecco, per questo dico che questo progetto è speciale. Ora, al di là di tutto, perché c'è proprio questa forza di queste energie comunicanti tra di noi. Non ci conoscevamo nemmeno, ci ha presentato un altro amico in comune, e io ho visto anche lì del materiale suo, e ci siamo subito trovati, ci siamo chiariti sempre sulla volontà, sulla mia volontà, come poi anche del testo, della musica, di non essere né retorici né didascalici, quello di raccontare un messaggio nel modo più semplice e pulito possibile, certo. Di essere assolutamente coerenti con questa linea, senza appunto voler strumentalizzare gli esempi, ritornando, per carità, non voglio entrare in polemica, però facendo un paragone tra questo video, per dirti, il video di Rocco, Rocco utilizza tutti gli strumenti della terra, addirittura sono presenti pezzi di manifestazioni, fa vedere una Napoli completamente differente, cioè. Quindi, esatto, una chiave documentaristica. Io volevo che si alzasse un pochino e arrivasse un pochino più al sogno, alle coscienze, anche all'incubo volendo, ma in un modo differente. E con Claudio lui ha utilizzato tutti gli strumenti visivi, insomma, come mai avete scelto proprio gli Ascarlatti, perché questa zona di Napoli? Perché diciamo, in contrapposizione a quello che sarebbe poi più ovvio, insomma, anche scegliere un'urbanizzazione reale, concreta di quello che appare visivamente, diciamo, è la scelta meno obbligata, diciamo così, meno scontata. Dobbiamo sfruttare un po' più la figura, questa figura un po' che nasce dalla terra, però che diciamo, percorre un'urbanizzazione. Che stupisce di questa canzone, ora ovviamente l'ho riascoltata, l'ho analizzata, l'ho rielaborata, l'ho cantata, l'ho digerita, ma ogni volta mi dà degli spunti di pensiero, cioè come se mi stupissi sempre per la prima volta, perché il testo è talmente così appunto difficile in qualche modo, che però arriva. Per me il testo di una, cioè le cose geniali sono semplici, il testo è assolutamente geniale, perché secondo me sì no, ma assolutamente è geniale, però comunque ha anche una difficoltà proprio nel, ma bella, una bella difficoltà arriva, perché non lo so, istintivamente arriva tantissimo, però giustamente potrebbe anche non arrivare a tutti, e mi sorprende sempre, perché e questo non lo so, mi emoziona tanto, cioè starò dicendo una serie di banalità. Io vorrei che diventasse un po' un inno alla fine. Io mi immagino una grande manifestazione organizzata dalle nostre istituzioni. Insomma, da. Mi immagino un grande concerto e vorrei che veramente diventasse un inno. Noi possiamo solo essere contenti, insomma, di dare questo inno di speranza davvero a questa terra, perché nasce da questa terra,
in tutto e per tutto. Dimostra che comunque è una terra ricca di talento, di cultura, sì, di sensibilità, di poesia, di professionalità, quindi ha un doppio valore. E poi oltretutto ovviamente ha un testo che è veramente un inno di speranza, quindi mi piacerebbe che venisse cantata in gruppo, in coro, in una marcia, proprio per manifestare, questo ideale. Sì.